Sandro Argentieri, il presidente della Proloco di Rocca di Mezzo. È un'estate piena di gente, di turisti. Qualche giorno fa abbiamo intervistato il sindaco che ci ha detto che comunque ci sono tante persone che quest'anno stanno visitando Rocca di Mezzo. Tutto pronto per la festa del solco. Presidente, vogliamo sapere ogni particolare. La secolare Gara del Solco giunge alla sua 397esima edizione, un'antichissima tradizione rocchigiana, una delle più antiche d'Italia. Sembra sia nata in onore della Madonna della Pietà. La gara è una gara molto semplice, una gara di trattori adesso, prima era di animali da soma che trainavano appunto questo aratro. La vittoria è di chi tira il solco più dritto. Viene posizionato sul punto più alto di Rocca di Mezzo una controposta, una luce, e in base a quella controposta l'imbiffatore, questa figura che direziona colui che guida il trattore, metterà insieme alle lanternine delle lanterne davanti al trattore per poter tracciare il solco più Quante dritto. persone collaborano alla realizzazione di questo evento? Ma non sono tantissime le persone, è una tradizione sentita, una tradizione che prima si svolgeva a metà settembre, adesso si svolge nell'ultimo weekend di agosto. Non sono moltissime, molto sentita dai rocchigiani, ecco, nello specifico dai Ma si fa rocchigiani. di notte? Si fa di notte, la particolarità è proprio questa, alle 7 il programma è questo, intorno alle 5 e mezza del sabato pomeriggio ci sarà una sfilata di trattori d'epoca sulla piazza Principe di Piemonte, poi ci sarà l'esibizione del coro folcloristico dell'associazione culturale Il Narciso. Dopo questo, alle 7, intorno alle 19:15, ci sarà la solenne benedizione dei trattori che si recheranno alla base di Monterotondo per poter cominciare a tirare il solco appena si farà notte. Quanti turisti ci sono stati? Che tipo di eventi avete realizzato? Che tipo di risposta c'è stata? E oltre alla gara del solco, quali altre attrattive per la fine dell'estate? Abbiamo già i giubbotti pesanti a Rocca di Mezzo. Non li abbiamo quasi mai tolti i giubbotti pesanti a Rocca di Mezzo perché la temperatura è molto mite, Ed è diciamola anche così. per questo che comunque viene scelta come meta turistica, per Sì, l'aria proprio per l'aria buona. fresca e buona. Gli eventi sono stati svariati che ci hanno impegnato appunto come associazione. I volontari della Proloco, che ringrazio tutti, non sono tantissimi, ci siamo alternati, ci siamo dati un po' il cambio in mezzo a tanta stanchezza anche lavorativa. La risposta è stata una buona risposta. Gli eventi sono stati di varia natura. Abbiamo ripreso finalmente la piazza Principe di Piemonte, dove ci sono stati svariati concerti. Ci sono stati degli eventi per bambini, ci sono stati eventi culturali, soprattutto l'evento culturale legato alla rievocazione storica dell'attacco di Braccio Forte Braccio da Montone, che ha visto la presenza di 80 attori non professionisti rocchigiani e 8 postazioni teatrali lungo tutto il Borgo Antico. Un evento, a mio parere, molto importante soprattutto per conoscere la storia, per conoscere le emergenze architettoniche di questo borgo che ha di storia da raccontare, ne ha molta. Presidente, l'ultima cosa, come raggiungere la Proloco di Rocca di Mezzo? C'è un sito, delle pagine social dove sono pubblicati i programmi degli eventi? Assolutamente sì. Sulle pagine social è facilissimo, Proloco di Rocca di Mezzo, il sito è www.roccadimezzo.org e poi c'è l'ufficio turistico che non è difficile da raggiungere e si trova proprio sulla piazza Principe di Piemonte.